Salve da Michele Expert, ancora tempo di fave. Per preparare un buon risotto occorrono delle fave fresche che poi andranno ovviamente pelate dopo la bollitura. 200 g di riso scotti o canaroli, quello che avete. Ancora mettiamo un po' di burro quando basta. 3 cipollotti freschi. Mezzo bicchiere di vino bianco secco, un po' di basilico, un po' di prezzemolo, 3 fogliette di alloro e almeno diciamo 1,5 litri di brodo vegetale che è stato preparato anche addirittura con le bucce delle fave, ecco. Cominciamo subito la preparazione del risotto con le fave fresche. Si porta a bollore più o meno 1 litro d'acqua e possiamo direttamente calare le nostre fave. Le facciamo sobbollire per diciamo un paio di minuti e poi verranno tolte e messe nell'acqua fredda in maniera diciamo così veloce. Ecco. Si aggiunge anche un po' di sale. Ok, quando le fave diciamo dopo un paio di minuti, tre diciamo così, affiorano praticamente a galla. Le possiamo togliere dall'acqua, ecco. Nel frattempo ho messo dell'acqua fredda in questa grande ciotola. L'acqua fredda riuscirà a mantenere, diciamo così, a consentire che si possano poi sbucciare in maniera più pratica, ecco. Andrebbe bene anche questo brodo che ho preparato aggiungendo una cipolla e quello che avete per preparare il brodo vegetale. Io l'ho già fatto prima con le bucce delle fave e una cipolla, ecco. Eccoci qua, adesso possiamo prelevare le fave. Possiamo fare un taglio trasversale così, vedete. Possiamo togliere la pelle, la buccia in maniera molto pratica, ecco. Con questo sistema possiamo prelevare la parte verde, quella più commestibile. Adesso si possono ritirare le fave facendo un taglio in questo modo e poi possiamo anche, vedete, possiamo direttamente spremere e basta fare un taglio in questo modo trasversale, vedete. Poi basta solamente fare un po' di leva così. Un po' di pressione e esce in maniera pratica. Anche laterale si può fare, vedete? E se ne esce come niente. Si va avanti così a togliere tutta la pellicina delle fave. Ecco come si presentano le fave una volta che sono state pelate dalla buccia, ecco. Adesso passiamo alla preparazione del risotto. Eccoci qua, adesso possiamo tritare questi cipollotti. La prima mossa è quella di tritare i cipollotti. Rendiamoli più o meno in questo modo. Preferisco questi che sono più teneri e più dolci. Bene, già così, facciamo un po' più piccolo. Ok, ci stanno bene anche un paio di fogliette di alloro. Facciamo questo taglietto così rilasciano qualcosa in più. Possiamo togliere le fogliette di alloro, giusto un secondo così, e possiamo mettere a tostare il nostro riso. Sono 200 grammi.
giriamo. Adesso si sfuma col vino bianco, facciamo evaporare, diciamo così, la parte, diciamo così, alcolica. Possiamo già cominciare a salare un po'. Mettiamo il brodo, cominciamo a mettere un po' di mestoli e cominciamo sempre girando a far cuocere il riso, ecco. Questa operazione durerà almeno 15 minuti più o meno. Il riso va sempre girato, si parte dal centro verso l'esterno, così, e si raccoglie all'esterno. Non c'è bisogno di mettere subito tanto liquido, ma apprezzare di volta in volta. Si diventa più pastoso e più interessante. Oltre che deve rimanere comunque al dente, ecco, fondamentale. Ci mettiamo un altro po' di liquido, un altro po' di brodo e si continua a girare sempre allo stesso modo. Il riso comincia a prendere il suo... la sua pastosità, la sua cremina. È importante lavorare sempre sopra. Si mette massimo un mestolo ogni volta in sequenza, ecco. Bisogna lavorare con poca acqua, ma girare sempre. Siamo verso la fine, si assaggia un po', ancora qualche secondo, un altro goccio di brodo. In questa fase possiamo versare la metà delle fave, anche diciamo tre quarti, ecco. Ne lasciamo qualcuno per guarnire alla fine. Ancora un altro minuto con le fave. Facciamo andare. Siamo verso la fine, possiamo mettere anche un po' di pepe macinato fresco. Ho aggiunto un altro po' di acqua, eh. Importante portare a cottura ultimata, sennò poi se è duro non va bene, bisogna assaggiare un po'. Il risotto ci vuole il suo tempo, eh. Adesso l'ultima volta che diventa più secco possiamo mantecare con il burro che ho messo nel freezer. Il burro che va messo a mantecare è consigliabile metterlo prima nel freezer, almeno un'ora prima, perché riesce poi con la differenza di temperatura a creare, diciamo così, un volume più interessante, ecco. Ho messo il burro e anche il formaggio, diciamo metà. Adesso si mantica. La ripresa purtroppo non è stata presa perché ho sbagliato a schiacciare. Comunque, burro, quando il fornello è spento, ho messo prima nel freezer e la metà del formaggio. Ecco. Giriamo un po'. Ho messo anche del basilico e un po' di prezzemolo. Ecco.
fa un altro paio di girate e il risotto è pronto. Adesso si tratta di impiattarlo aggiungendo altre cosette, ecco. Ecco il risotto che possiamo adesso impiattare. Possiamo mettere un paio di mestoli così. Si presenta bellissimo, uno spettacolo, ecco. Con le fave che ne parliamo a fare, biologiche. Ecco. Qualche foglietta di mentuccia. Foglietta anche di basilico, prendiamo quelle più piccole, così. E ancora a finire possiamo mettere ancora un altro po' di formaggio. E anche un filo di olio extravergine d'oliva non guasta. Ok, il risotto con le fave biologiche delle macchie è pronto. Ecco il risotto finito, si presenta veramente bellissimo con tutti i profumi. Ho aggiunto anche alcune fave per guarnire quelle più fresche, ancora qualche foglietta, un po' di formaggio ancora grattugiato. Come avete visto, un filo di olio extravergine d'oliva a finire, ancora un po' di pepe macinato fresco. Diciamo che ci siamo, di più non si può fare. Adesso provo solamente a far vedere, ecco qua, come è venuto, vedete voi, si presenta veramente. Io provo. Uno spettacolo. Grande risotto di Michele Expert. Veramente vale 10 questa volta, eh.